Intanto ringrazio gli organizzatori di avermi chiamato, mi sento qui in una doppia veste perché io sono sindaco di Castenaso, fieramente iscritto al Partito Democratico, uno di quelli che aveva sostenuto e sostiene Matteo Renzi sin dall'inizio, ma sono anche oggi convinto che si debba andare oltre. Oggi siamo un partito, che in questo territorio alle europee è riuscito a prendere uno straordinario risultato, non solo il 40,8% che abbiamo preso a livello nazionale, ma qui siamo andati oltre il 50%, come non accadeva da tanto tempo. E non è solo merito di Renzi, è merito del Partito Democratico e quindi di tutti noi. A Castenaso, così giusto per una piccola postilla, il PD all'Europea ha preso il 61%, cosa eccezionale. Per cui in questa prima veste come amministratore e iscritto del partito, ma anche io faccio l'avvocato di mestiere e mi occupo di diritto del lavoro. E quindi credo che l'argomento possa essere in questa doppia veste inquadrato in tanti modi. Partirei col dire che secondo me tutta questa polemica, questa discussione che sta assumendo, diciamo così, anche dei caratteri un po' ideologici, perché c'è qualcuno che tira la corda da una parte, qualcuno che la tira dall'altra, rischia poi di rimanere un po' sterile, perché anche a mio parere, da tecnico, quindi da persona che poi deve applicare le leggi, no? Perché in tribunale ci si confronta fra due parti e poi c'è un giudice che decide, rischiamo di perdere tempo in questo senso. Intanto comincio dal dettaglio che aveva già diciamo così anticipato anche Andrea, cioè questa è una legge delega al governo, quindi noi stiamo cercando di accelerare dei tempi in maniera velocissima, cercando di fare tutto in fretta entro la fine dell'anno. La legge delega al governo vuol dire che il Parlamento dice al governo: dopo fai dei decreti legislativi, cioè intervieni tu specificatamente a regolamentare queste materie. Una legge delega al governo che è divisa in cinque parti sostanzialmente. La prima si occupa di chi perde il lavoro involontariamente, quindi o viene licenziato per qualsiasi motivo, l'azienda chiude o cose di questo genere. Un'altra parte riguarda invece le politiche attive per chi non ha il lavoro e per chi, quindi dal punto di vista dello Stato, cosa si può fare per rendere più facile trovare lavoro. La parte centrale, quella più nota, è quella sulla gestione del rapporto di lavoro, quella licenziamento, e come ha detto giustamente Andrea, dell'articolo 18 non se ne parla neanche un po'. E poi c'è una quarta parte che riguarda invece i tipi di contratti, sui quali siamo penso tutti d'accordo che sia necessario intervenire, perché nessuno sa quanti tipi di contratti di lavoro esistano in Italia, anche se in qualche tabella si dice 50, 57, 60, non si sa bene. E poi la parte finale che riguarda invece la quinta, la genitorialità, i congedi parentali, e anche su questo c'è una miriade di leggi, leggine, norme che sono sparse un po' in giro, che rende tutto più difficile come dal punto di vista dell'applicazione. Ebbene, essendo una legge delega, in ciascuna di queste cinque parti poi il Parlamento dirà: caro governo, entro sei mesi dall'approvazione devi fare il decreto legislativo, che è una legge a tutti gli effetti, ma che sconta un pericolo. Perché leggendo bene il testo di questo Jobs Act che è uscito dal Senato, in effetti anche i, diciamo così, i più puri sostenitori della necessità di farlo in fretta, diciamo così, lasciano intravedere la possibilità che sia eccessivamente generico. Una legge delega eccessivamente generica poi consente il rischio che il governo, nell'andare a specificarla, nell'emanare poi le norme puntuali, rischi di violare la delega. E cosa succede però dal punto di vista pratico se si dovesse verificare questa ipotesi? Che la prima volta che un singolo, un cittadino, impugnasse un licenziamento, per farvi un esempio naturalmente, perché è ritenuto illegittimo, e dicesse che la legge applicata dal datore di lavoro in quel caso, cioè il decreto legislativo emanato a seguito di questa legge delega, fosse eccessiva rispetto alla delega ottenuta,
ci sarebbe un'interruzione del processo, si andrebbe alla Corte Costituzionale che dovrebbe decidere se è stata violata o meno la delega, e se fosse violata quella legge diventerebbe inutile. Quindi questo è uno di quei casi in cui, a mio parere, proprio spassionatamente da tecnico, la fretta è una cattiva consigliera. Poi mi rendo conto che sia necessario in questo Paese dare dei segnali, ma credo che dal punto di vista della giurisprudenza un po' di rispetto in più per quello che potrebbe essere il prosieguo e quindi tutte le conseguenze negative che avrebbero a subire sempre, come al solito, i più deboli, andrebbe adottata. Perché in realtà è vero che dal punto di vista normativo ci troviamo di fronte a un sistema che è eccessivamente complicato, ma è anche vero che nel corso degli anni, e guardate, ve lo dico veramente con sincerità, il problema più diciamo tirato fuori, che è quello dell'articolo 18, è ormai superato. È ancora vero che al giorno d'oggi, nel 2013, la maggior parte dei licenziamenti avviene per applicazione dell'articolo 18, quindi licenziamenti disciplinari o discriminatori, come ha introdotto la Fornero. Ma in realtà oggi il problema vero del lavoro è il licenziamento collettivo. Qui ci sono delle aziende che chiudono e che lasciano a casa non un lavoratore perché non ha fatto quello che doveva o perché era antipatico al datore di lavoro, ne lascia a casa 20, 30, 50, 100 alla volta. E allora dovremmo andare a interrogarci su quali sono le cause vere del problema, e se lo facciamo ci accorgiamo subito che qui è un sistema economico che è latita, che ha dei problemi in generale. Per cui volessi soffermare solo sulla soluzione parziale, dicendo col Jobs Act risolviamo i problemi, è già qualcosa che non è corretto. Se poi pensiamo che nel Jobs Act il problema sia che dobbiamo spiegare agli investitori stranieri che potranno licenziare il singolo lavoratore che si comporta male, facciamo un ulteriore dispetto a questo Paese. Perché, come vi dicevo, per mia esperienza personale, ormai faccio l'avvocato da quasi 20 anni, l'articolo 18, sebbene qualche volta mi sia consentito, qualche giudice lo ha applicato in maniera eccessivamente larga, nel senso che si disponeva la reintegra anche quando proprio non ci stava. Mi è capitato di recentissimo un esempio di un lavoratore che era stato colto in flagrante dalla polizia con la telecamera che stava rubando, e il giudice ha detto no, ma non ha rubato, si era appropriato, e quindi aveva fatto questa distinzione con la reintegra. Poi però l'appello ha ristabilito le regole, perché appunto il sistema giudiziario si è evoluto nel frattempo, e oggi devo dire che l'applicazione corretta delle norme è quasi diffusa ovunque, per cui l'articolo 18 non è più un problema, soprattutto da quando la legge Fornero lo ha pressoché svuotato di tutti i suoi contenuti forti, che erano la reintegra vera del lavoratore, perché la Fornero lo ha già diviso, l'articolo 18 lo aveva spezzettato, stabilendo che c'è un licenziamento economico, quindi quando ci sono dei problemi economici, e quindi favorendo poi quello che vi dicevo, il licenziamento collettivo. La legge 223 del 91 spiega a un datore di lavoro come, a fronte di crisi economica, crisi del lavoro, crisi aziendale, si possa tranquillamente dismettere intere fasce di lavoratori, e questo praticamente senza un vero controllo, perché anche le rappresentanze sindacali che vengono coinvolte in quel percorso fanno fatica ad entrare nei dettagli di un piano industriale, di una riqualificazione aziendale o di una riorganizzazione. Spesso poi la scusa è quella di trasferirsi, e quando ci si deve trasferire da Bologna a Castenaso forse non sarebbe un problema, ma quando ci si trasferisce da Bologna a Catania o da Bologna all'estero, la scelta unica per i lavoratori è quella di essere messi a casa. Per cui il vero problema sta lì. Mi dicevo, la legge Fornero quindi aveva già smontato la tutela dell'articolo 18, licenziamento economico, disciplinare, che è il licenziamento appunto di chi non si comporta come dovrebbe, quindi o non fa il suo lavoro o fa delle cose che non dovrebbe fare, e poi quello discriminatorio vero e proprio. Ora capite tutti che il disciplinare è il dibattito che c'è oggi, credo, fra le varie anime del nostro partito,
quello disciplinare è quello in mezzo, quindi quello economico è facilissimo per un'azienda, quello discriminatorio è quello vietatissimo, perché vuol dire che si va a discriminare la persona per i motivi che la Costituzione stessa rende naturalmente abietti, cioè la razza, la religione, l'appartenenza politica, il sesso, la maternità, insomma quelle cose veramente gravissime. Quello disciplinare è quello in mezzo, stabilire se in caso di licenziamento disciplinare illegittimo, quindi sbagliato per un qualsiasi motivo, ci sia o meno la reintegra, è oggi una cosa fondamentale. Io, che potrei essere messo tra quelli che vorrebbero che il licenziamento disciplinare non fosse coperto da tutela reale, cioè reale nel senso di reintegra in termine tecnico, invece sostengo che sarebbe corretto, perché purtroppo ci sono troppi casi in cui la sanzione economica è per l'azienda assolutamente sì, irrisoria, non può incidere sulla scelta o meno di lasciare a casa un lavoratore. Mi spiego, ci sono troppi casi in cui è sufficiente, la sanzione economica vuol dire che a fronte di un licenziamento disciplinare illegittimo il datore di lavoro viene condannato a corrispondere delle somme di denaro corrispondenti a un numero di mensilità variabili. Però se pensate che si può andare dalle 2 alle 12 mensilità, licenziare uno e dovergli dare 3 mensilità per un'azienda troppo spesso è troppo comodo, e quindi io penso che anche affrontando questo piccolo settore, che è il settore del mercato del lavoro dal punto di vista della gestione del rapporto di lavoro, che come dicevo prima non è il vero problema di questo paese, almeno su questo non ci si possa discutere. Vale la pena di fermarsi un attimo e cercare di prevedere come opportuna la reintegra anche nel licenziamento disciplinare, perché altrimenti insieme a tutti gli altri sistemi, a tutta la crisi che c'è, alla facilità con cui si possono lasciare a casa decine di persone, si rischia anche di avere un'ulteriore ferita nel sistema, perché dal punto di vista personale, io penso che non ci sia bisogno che lo dica io e lo sappiamo tutti, il lavoro è veramente la parte della nostra vita, parte che forse è anche la più estesa durante la giornata, la settimana, il mese, l'anno, ma è anche quella che più intrinsecamente definisce la persona. Io da sindaco purtroppo ho a che fare con tantissime persone che perdono il lavoro e devo dire che neanche la casa è così importante come il lavoro, cioè questa è una sensazione mia, perché perdere il lavoro si rischia di perdere la dignità personale, cioè il senso di essere padre, madre, figlio o persona che può aiutare la società in cui vive a essere migliore. Chiudo, poi dopo se volete ho anche dei dati e posso rispondere a qualche domanda più precisa e tecnica, facendo l'altra parte, quella del sindaco. E sia sul lavoro che sulla legge di stabilità credo che appunto in un quadro generale che vi facevo all'inizio stiamo perdendo il senso del globale, cioè dobbiamo stare molto attenti, perché a intervenire in settori così specifici e solo a spot rischiamo di perdere la visione complessiva. La visione complessiva è in questo senso: gli interventi sul lavoro vanno benissimo, servono, bisogna ridurre il numero dei contratti, bisogna ridurre il numero delle leggi che si occupano di lavoro, bisogna ridurre le leggi che si occupano di licenziamento, ne abbiamo 5 che parlano del licenziamento quando col codice civile potremmo risolvere tutto, della maternità e dei congedi ne abbiamo 24, ne potrebbe bastare una, insomma la semplificazione è necessaria, ma attenzione, perché il problema vero del lavoro è darlo, crearlo, fare in modo che le aziende possano lavorare e possano avere la possibilità di assumere le persone e tenerle se sono valide, non di doverle licenziare per qualsivoglia motivo. E per far questo bisogna guardarla anche da un altro punto di vista. Intanto un problema culturale, perché se è vero che c'è una grandissima disoccupazione, che credo che sia arrivata al 10% e passa anche qui da noi ormai, quindi una disoccupazione strutturale altissima per la nostra provincia, è anche vero che noi italiani non abbiamo più voglia di fare certi lavori, che per i nostri figli e nipoti vorremmo tutti il lavoro da impiegatizio o da laureato, e quindi poi io trovo il mio macellaio di Castenaso che ha la sua piccola macelleria da solo che gestisce da 50 anni, che vuole andare in pensione e non trova nessuno a cui lasciarla regalandogliela, e questo è appunto il primo problema culturale. Quell'altro è quello economico e finanziario, perché uno Stato che taglia
in maniera indiscriminata tra buoni e cattivi, senza dare la possibilità, appunto, meritocraticamente, come piace a molti dire, premiando le amministrazioni virtuose e penalizzando quelle non virtuose, si rischia di appiattire tutto sul livello più basso e non certo su quello più alto. Per cui anche i comuni che hanno pagato tutti i debiti ai loro fornitori, che hanno ridotto il loro debito complessivo, che sono in grado di mantenere alto il livello dei servizi senza aumentare le tasse, uno a caso, poi si trovano a vedersi comunque ridurre i soldi che arrivano dallo Stato. Quando sono diventato sindaco io nel 2009 avevamo più o meno 3 milioni e mezzo di euro che ci venivano erogati come compartecipazione all'IRPEF e varie altre cose, siamo arrivati a meno di 300.000 euro all'anno. Se Renzi mi vuole tagliare quei 300.000 euro lì, glieli do, glieli lascio, purché li usi per fare qualcosa di buono, perché poi a Castenaso quei 300.000 euro lì li troviamo in un altro modo, senza ridurre, senza dover aumentare le tasse. Ultima cosa è anche dal punto di vista della macchina dello Stato. Bisogna intervenire su una semplificazione che comprenda che bisogna attribuire le funzioni all'ente che è più adatto a risolvere il problema e che abbia il potere e le risorse per farlo. Così, molto brevissimamente, voi sapete che noi abbiamo uno Stato che è organizzato in verticale e in orizzontale. In verticale abbiamo lo Stato con i suoi ministeri, regioni, province, che non si sa se sono abolite o no. Poi ci abbiamo messo le città metropolitane, come quella di Bologna, di cui io sono fiero consigliere, anche se non ho ancora capito cosa dobbiamo fare. Le unioni dei comuni, che è il modo che i comuni dal basso devono gestire insieme delle funzioni, ma che invece che un ente territoriale sembra più un consorzio, dove poi quando si litigano si risolve il problema, e poi il comune. Insomma, qui serve veramente una legge di riordino che stabilisca una volta per tutte chi e cosa deve fare. E questa è quella verticale. Poi c'è quella orizzontale, si chiama sussidiarietà, perché non possiamo fare tutto da soli, abbiamo bisogno degli altri, e per esempio non si possono tagliare i fondi ai patronati, perché i patronati sono quegli enti che andrebbero riconosciuti e ringraziati per quello che fanno a favore dei più deboli, e invece gli abbiamo tolto dei soldi. Ah, no, non ancora. 50. Per ora sembra che vengano tolti i fondi anche lì. Allora, il mio invito, quando vengo in queste occasioni per far riflettere tutti e me stesso, è quello a cercare di avere un'unità di intenti che però vada oltre al singolo, diciamo così, intervento. Non è il job set il nostro problema e non è neanche la soluzione ai nostri problemi. Noi dobbiamo cercare di avere un'idea di paese unitaria, condivisa, discussa, ma e poi intervenire in maniera drastica su quelli che sono i veri problemi. E secondo me, se ci mettiamo qui un po' a parlarne e a discuterne insieme, un'idea ce la possiamo fare e potremmo davvero dare aiuto ai nostri rappresentanti in Parlamento affinché riescano a intervenire nella maniera giusta e non a, scusa Andrea, non è offensivo, a perdere tempo a star lì a discutere se l'articolo 18 c'è o non c'è o è un problema o no, perché rischiamo di trasformare in una questione ideologica, e io ritengo che tutto quello che sia ideologico ormai sia solo un problema e non una soluzione. Grazie. Allora, adesso diamo la parola.